Buonasera, um, aspettiamo magari che si unisca un altro po' di gente, ma grazie per i pochi che si sono già connessi. Allora, a me, non, diciamo sostanzialmente, non dispiace fare una live da solo anche con poca gente, ma questa sera proviamo a fare un esperimento sul canale di Liberi Oltre. Allora, prima di, diciamo, aspettando che si connetta un po' di gente, facciamo un po' di housekeeping. Allora, come avete visto sul canale STEM di Liberi Oltre stiamo crescendo, stiamo andando molto bene, abbiamo visto che siete molto interessati a vari argomenti e Fabio Lazzari ha iniziato recentemente questa rubrica di Medical Debunking che, eh, diciamo, riguarderà vari argomenti e eh, ci vedrà ospiti e ci vedrà invitare varie persone su vari, su vari topic. E lui l'ha cominciato su questo argomento delle curi domiciliari e la, la cosa di cui parliamo questa sera è correlata. Poi ne faremo altre, ehm, in mente un paio, eh, per esempio su diciamo, varie bufale che circano, eh, circolano eh, online per quanto riguarda varie problematiche, per esempio quella dell'alcalinizzazione del sangue, l'acidificazione del sangue è un'altra di quelle che affronteremo cercando di spiegare un po' di background eccetera eccetera. Ehm, tendenzialmente sarei propenso, non, per chi non mi conoscesse allora io faccio il medico, faccio il neurochirurgo uh, qui all'Imperial College anche se qua parlo in veste di privato cittadino. Ehm, tendenzialmente sarei propenso a farle con qualcuno che è esperto del settore, eh, però ho pensato che questa sera mi lancio un attimo in questa qua. Non perché mi voglia sostituire ai burioni del campo, anzi, cioè, um, vorrei, vorrei cercare di precisare un disclaimer molto importante. Io non sono un virologo, quindi non è il mio campo quello della virologia. Infatti, se chiunque mi segue sui social sa che ho parlato pochissimo di coronavirus in questi anni, proprio perché seguivo gli sviluppi, ma cercavo, diciamo, di non sostituirmi a chi ne sa più di me. Detto ciò però su questo aspetto delle cure domiciliari sono emerse delle cose un po' interessanti e in particolare mi sono, ehm, mi sono eh, interessato a questo discorso dell'Ivermectin o Ivermectina come si dice in italiano e vi dirò poi perché e eh, quello che dirò stasera non è una cosa specifica da virologo e ripeto fra l'altro se ci sono delle imprecisioni segnalatemele nei commenti e eh, fatemi sapere eh, o indicatemi i nomi di chi eh, ne sa più di me però ecco non dovrebbero essere non è qualcosa di troppo specifico è più un, una panoramica di base su come funziona l'evidenza scientifica quando si tratta di analizzare come, diciamo l'applicazione di un farmaco alla pratica clinica un farmaco che può essere nuovo può essere vecchio come l'ivervettina è in effetti Risa, un piccolo appunto, nel canale STEM manca data science software engineer, i fratelli bizzarri sono resti, possiamo chiedere, possiamo chiedere assolutamente, grazie per um, la dritta Risa, molto volentieri, penso che sia un topic molto interessante, io fra l'altro me ne interesso um, molto alla lontana sul mio campo, quindi sì, uh, perché no? Quindi ecco, grazie del suggerimento e cercheremo sicuramente di chiamare qualcuno. Allora, eh, entriamo un po' nel video dell'argomento, non non dirò chi mi sta seguendo per, per lungo tempo stasera. Poi, se avete delle domande, eh, mettetevele, però, mettetevele però ecco un'ulteriore premessa sul, sull'argomento di questa sera che è perché sto parlando dell'ipervettima? Allora, perché questo farmaco in particolare è un farmaco che qui nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti ha attirato molta attenzione. E eh, mi ha anche un po' messo in crisi, perché eh, quello che è successo è che ehm, Alcuni esponenti di cui non farò il nome per evitare, diciamo, rotture di scatole, ma alcuni esponenti del cosiddetto intellectual dark web, che è questo movimento di personaggi che si sono opposti eh, in maniera più o meno decisa al politically correct eh, dilagante negli Stati Uniti, colpa di Joe Logan esattamente no, ehm, diciamo, mi dissocio da questo commento ma ehm, ecco, sapete di chi sto parlando ecco, a chi mi sto riferendo non solo sua in realtà Joe Rogan è uno showman questa è un'altra precisazione che volevo fare anche in riferimento a una micro polemica che c'è stata in una delle prime live proprio di Liberi Oltre STEM Joe Rogan è uno showman è un presentatore e fra l'altro secondo me è un grandissimo presentatore eh, ha, fatto, ha costruito il podcast più di successo del mondo e um, ha invitato a quel post podcast gente come Brian Green, uh, Neil deGrasse Tyson, um, Roger Perros, cioè fisici di fama mondiale, scienziati di fama mondiale. Um, ovviamente, come tutti gli showman che non hanno una presentazione scientifica, come lui stesso ammette, um, non ne sa di questa roba. Quindi ogni tanto spara qualche commento, qualche commento è più sensato, qualche commento è meno sensato e ci sta anche il problema che eh, letteralmente ci mangia Joe Logan è Super Scaltro, esatto William eh, il problema qual è? che ehm, eh, diciamo un pubblico informato e dei media informati dovrebbero essere capaci di, eh, diciamo di prendere le distanze da certe dichiarazioni e, e, e diciamo ridimensionarle come si conviene a volte ci riescono, a volte un po' meno bene Comunque, appunto, diciamo, viene da quel mondo lì. In realtà c'è un personaggio in particolare che non è Gio Roca, che ha spinto questa cosa molto, soprattutto negli Stati Uniti, e, um, e vorrei chiarire un po' con chi ci segue perché quando saltano fuori fenomeni di questo tipo, l'atteggiamento più sano di default è quello di essere super scettici, cioè di mettere un altro, perché? E perché eh, le autorità non, non ne hanno parlato. Cioè le autorità, le grosse autorità, la FDA e l'EMA, le grosse autorità farmaceutiche, l'AIFA in Italia, non hanno parlato di questa cosa eh, con, il, con, il tem, diciamo con le tempistiche che questi personaggi del mondo dello spettacolo, correlati al mondo dello spettacolo, ehm, con cui ne hanno parlato loro. E, e quando questa cosa succede, bisogna immediatamente rizzare le orecchie far, e pensare che ci sia qualcosa che non va. E perché? Perché, fra l'altro, noi in Italia abbiamo un buon track record da questo punto di vista: cioè eh, abbiamo la, la, la cura stamina, abbiamo la cura di Bella, abbiamo tutte queste terapie che eh, sono state immediatamente vendute come miracolose con gente che faceva i viaggi della speranza, e poi è venuto fuori che eh, erano, um, erano fallaci o erano inesistenti dal punto di vista delle evidenze scientifiche. Um, e paradossalmente con questa live vorrei invitare ad avere un po' più fiducia nelle autorità, ma spiegherò perché. Non perché bisogna avere fiducia nelle autorità a prescindere, anzi, lo spirito critico vale anche e soprattutto eh, nei confronti delle autorità, come, eh, come anche su questi canali diciamo spesso. Ma, ma questi processi che eh, richiedono l'approvazione di un farmaco su scala clinica hanno tutta una serie di eh, pregressi, diciamo, e, e tutta, hanno una lunga storia alle spalle. Che eh, tra virgolette cercherò di spiegarvi stasera per, per sommi capi, perché è una, è una cosa molto complessa. E che in realtà ah, sono, ehm, diciamo sono processi che sono tutti motivati da una serie, ripeto, da una lunga storia alle spalle, che è una storia fatta di eh, fallimenti, di eh, perfezionamenti della pratica clinica e della ricerca clinica. Che sono tuttora in corso d'opera per certe cose, fra l'altro, che hanno reso questo tipo di, di processi sempre più raffinati e sempre più eh, difficili: diciamo, è sempre più difficile eh, incorrere in bias. Quando si fanno certi studi che poi vengono approvati, quando certi risultati vengono approvati dalle autorità di competenza. Cioè la FDA e l'EMA non approvano roba che non sia strasicura, sostanzialmente. Questa è la bottom line. E, e non perché l'autorità di per sé sia super reliable, ma perché tutto il processo che c'è dietro, che è quello di cui vi parlavo, uh, è, è, è quello responsabile, tra virgolette, della, del timbro di garanzia della qualità del, del, del prodotto che viene messo sul mercato. E, e quindi questo è, è il motivo principale per cui bisogna essere molto scettici quando queste dichiarazioni non vengono dalle autorità competenti. E, e vedremo, appunto, eh, diciamo andando nel merito, cominciamo a parlare di come funziona questa roba. Allora, ehm, cominciamo a parlare, diciamo, di un processo generale. Adesso provo a condividervi lo schermo e vi faccio vedere un paio di cose che probabilmente già conoscete, ma ehm. Diciamo, partirei da un concetto molto basilare. Questa è una pagina che trovate su Wikipedia inglese, fra l'altro. Eh, vediamo un attimo, scusate, io mi volto a sinistra ogni tanto perché ho lo schermo dell'altro computer qua dove riesco a vedere la chat e i vostri commenti anche un po' meglio, quindi posso vedere se si vede lo schermo anche o no. Si vede abbastanza bene, cerco di zoomarvelo un pochettino, vediamo un po' se va, purtroppo c'è sempre un po' di lag. Allora, questa tabella vi fa vedere le fasi della eh, ricerca clinica. Non vogliamo andare troppo nei dettagli di questa cosa, però fate conto, allora c'è un, una malattia di qualche tipo, in questo caso il COVID-19, può essere qualsiasi cosa, e c'è un set di eh, trattamenti che vengono proposti per eh, contrastare questa malattia. Si individuano delle molecole, dei farmaci che possono essere utilizzati nella pratica clinica per contrastare questa malattia. Allora, cosa succede? Se un farmaco è completamente nuovo, se è una molecola sintetizzata per la prima volta, si cominciano gli studi preclinici. Gli studi preclinici cominciano prima su colture cellulari, ehm, eh, che sono Praticamente dell'insieme di cellule che sono messe in un terreno particolare vengono, fat, vengono coltivate letteralmente e si fo, somministra il farmaco. Dopodiché eh, e si valutano gli effetti citotossici e, e, e di contrasto alla malattia. Nelle culture cellulari si possono infettare con il virus, tra le altre cose, nel caso specifico del coronavirus, e quindi si possono verificare gli effetti del farmaco sulla replicazione del virus nella cultura cellulare. Ehm, dopodiché si cominciano gli, sta, gli studi, ehm, si possono fare gli studi preclinici sugli animali perché serve lo studio sull'animale? Perché, purtroppo, e eh, questo l'avevo già detto in una delle puntate precedenti, eh, lo studio sull'animale è quello che consente di verificare come il farmaco si comporta in un sistema più complesso. Cioè, il farmaco sulla cultura cellulare vi dà la garanzia, vi, dà, vi fa vedere a livello, si dice anche in vitro. Eh, Diciamo nel mondo anglosassone, vi fa vedere come si comporta il farmaco a un livello molto locale, ma le interazioni di un sistema complesso come è quello di un organismo, quindi con eh, sistema immunitario che consiste di cellule circolanti, il sangue, eh, le interazioni ormonali fra le varie cellule, tantissime altre variabili che non stiamo qua a considerare, eh, si vedono meglio su un modello animale, perché per definizione è un modello che. Contiene ehm, diciamo permette di verificare queste interazioni e, fra l'altro, il modello animale permette anche di verificare gli effetti collaterali. Ora, quando questa molecola eh, ha passato questi due primi step, passiamo agli studi clinici: cioè, nel senso, questo se la molecola si è, si è dimostrata abbastanza safe, cioè non provoca una citosossicità eccessiva. Nel caso specifico, perché stiamo eh, studiando la molecola su colture cellulari infettate da virus, quindi ammazza il virus. Ma le cellule rimangono vive. E ehm, nell'animale fa la stessa cosa, si può cominciare a passare agli studi clinici. Gli studi clinici poi vengono fatti a, eh, sostanzialmente a campioni crescenti. Prima si somministra il farmaco ad un sono, questi sono i cosiddetti studi pilota. Si, si somministra il farmaco a un eh, piccolo gruppo di pazienti eh, per verificarne prevalentemente gli effetti collaterali. E quindi, come vedete, in fase 0 ehm, si dà una dose molto bassa subterapeutica e si, si eh, studia quella che si chiama la farmacocinetica, cioè come il farmaco si distribuisce nell'organismo, eh, ehm, in quali cellule si va a infilare, perché, fra l'altro, non tutti i farmaci possono distribuirsi dappertutto nel cervello. C'è la barriera ematoencefalica che eh, impedisce ad alcuni farmaci di entrare nel cervello, cioè nel sistema nervoso centrale, in realtà anche nel midollo. E, e soprattutto questa, questa, questa fase 0 ehm, serve sostanzialmente per studiare questi aspetti. Dopodiché si passa alla fase 1 in cui piccoli gruppi di volontari sani prendono il farmaco ad un dosaggio eh, subterapeutico ehm, con una dose crescente. Ora, eh, questa fase è sostanzialmente tesa a verificare che il farmaco non abbia effetti collaterali gravi. E quindi anche se a dose subterapeutica, cioè se, se eh, si verificano effetti collaterali grafici, il farmaco viene eh, scartato, non viene più usato. Se invece passa questa fase, si passano alle fasi successive e in particolare si passa alla fase 2, in cui si fa un vero studio, un vero, uno studio vero e proprio su un gruppo di pazienti abbastanza nutrito per verificare l'efficacia su quella malattia, e alla fase 3, su un, un gruppo di pazienti ancora più grande. E qui entrano di solito gli studi che poi vengono citati nella maggior parte delle, delle revisioni della letteratura critica, che eh, questa fase 3 comprende i cosiddetti randomized control trial, su cui spenderemo qualche parola in, in un momento. Se il farmaco e questa molecola passa tutti questi step e tenete presente che la, diciamo, il processo di approvazione di queste molecole è, funziona in buto, nel senso che partiamo negli studi clinici, partiamo con un alto numero di molecole, quasi tutte non passano queste fasi, una o due molecole passeranno le fasi finali e appunto una o due finiranno sul mercato di tanto. Quindi passata la fase 3, eh, il farmaco è pronto tra virgolette per entrare sul mercato come entra sul mercato? Beh si verificano si, bisogna vedere se ci sono tanti studi di fase 3 che ne assessa che fanno assessment della sicurezza e dell'efficacia questi studi vengono rivisti con dei criteri precisi e in particolare vengono fatti studi su studi cioè, quello che si, pre, che si fa è si prendono tutti questi trial clinici randomizzati eh, si verificano i risultati in degli studi che si chiamano review o systematic review o ancora meglio meta-analisi le meta-analisi sono degli studi molto complessi che raggruppano più, eh, più studi clinici. Se diciamo, vengono prodotte abbastanza review e abbastanza meta che certificano che questo farmaco è sicuro ed è efficace, eh, il, diciamo, i comitati scientifici ne prendono atto, si riuniscono ovviamente, vengono stese delle linee guida, vengono, vengono, ehm, il farmaco viene analizzato dalle autorità farmacologiche competenti. E il farmaco a questo punto entra nel mercato, cioè nel senso l'autorità competente decide, mette il marchio finale, ok, questo farmaco è sicuro, non è più per uso sperimentale può essere messo sul mercato. A questo punto comincia l'ulteriore fase che è la fase 4. Nella fase 4 è quella di cosiddetta di farmacovigilanza. Il farmaco è nel mercato viene eh, e si monitorano si monitorano monitorano gli effetti sulla popolazione in generale. Tanto per capirci, facciamo sempre l'esempio del coronavirus, ma parliamo del vaccino contro il coronavirus. Gli studi di fase 3 per il vaccino Pfizer, se non ricordo male, hanno ehm, riguardato una cosa fra 20.000 e 40.000 pazienti. Adesso non ricordo il numero esatto, chi sta in chat lo può, lo può scrivere. Ehm, quindi degli studi randomizzati estremamente estesi che hanno certificato che il vaccino funzionava bene e che non aveva grossi effetti collaterali. Ehm, quello che stiamo vedendo adesso è quello che è successo, per esempio, con AstraZeneca, è successo in fase di farmacovigilanza. Cioè la farmacovigilanza abbiamo distribuito il farmaco nella fattispecie il vaccino a milioni di persone. Sappiamo che non ci sono effetti collaterali, oppure abbiamo, abbiamo visto che su milioni di persone sono apparsi dei rarissimi effetti collaterali, come appunto si è, a un certo punto si è discusso del, del caso AstraZeneca. Quindi, queste sono tutte le fasi, ripeto, partiamo con Abbiamo un problema, partiamo con moltissime soluzioni al problema, tante molecole, quasi nessuna passa tutte queste fasi indenne, una o due passano fa queste fasi e, e poi vengono immesse sul mercato. Ora, ehm, cosa succede invece per quanto riguarda gli studi clinici che abbiamo citato fino ad ora? Ora, eh, cosa succede quando abbiamo un farmaco come l'ivermettina che in realtà è... Eh, è ben noto, Gabriele Doria, Giulio, ma questo farmaco non ha la stessa azione che hanno alcune microcostine. Antevete che c'è quello che è fra gli acidi eh, fra le basi degli acidi nucleici e sostituirle. Allora, Gabriele no, l'ivermettina è un'altra bestia. Dunque. Livermettina sostanzialmente parliamo un attimo dell'ivermettina. Livermettina è un farmaco che è noto da tempo, che appartiene a una classe di farmaci scoperte ehm, più o meno negli anni 70, che si ricavano da un batterio, fra l'altro, lo Streptomicete. Ed è un farmaco che è utilizzato come antiparassitario, ehm, sia negli animali che nell'uomo, nell'uomo, in particolare contro le filariasi e contro gli, el gli elminti, vari, insomma, varie parassitosi. È una grossa molecola e quello che fa, eh, le filariasi sono dei vermi, sono delle infezioni da vermi per capirci, che sono molto diffuse in Africa, per esempio, e alcune anche in India. E, ehm, sono dei vermi molto, molto piccoli, ovviamente, eh, eh, microscopici o submicroscopici. Ora, quello che fa questo farmaco è questo: se mi chiedi il meccanismo di, di azione, eh, ciao Economia Italia, ciao Umberto, eh, nel, come antiparassitario agisce, agisce su delle grosse proteine che si chiamano canali del cloro. È un po' complicato da spiegare, ma eh, ci provo visto che mi hai fatto la domanda e comunque era parte della spiegazione che dovevo dare oggi. Cioè, le nostre cellule hanno dei canali che eh, mantengono una, mh, sostanzialmente una composizione elettrolitica al, all'interno e al di fuori della cellula. Cosa vuol dire? Le nostre cellule sono immerse in acqua, più o meno. Ehm, è un po' semplificata, ma più o meno sono immerse in acqua. Però quest'acqua non è tutta uguale. All'interno della cellula c'è una concentrazione di elettroidi che è diversa rispetto all'esterno della cellula. Nella fattispecie, per esempio, nelle cellule umane, eh, all'interno della cellula c'è molto, molto potassio. Al di fuori della cellula c'è molto, molto sodio. E, e al, diciamo, sia al di fuori che all'interno della cellula c'è una concentrazione più o meno uguale di ioni cloro. Qual è la differenza importante? Il potassio è carico positivamente, al di fuori della cellula c'è il sodio che è sempre carico positivamente e ehm, il cloro invece è carico negativamente. Perché è importante? Cariche positive e negative si annullano. Quello che succede quando i canali cloro, per esempio, si aprono è che un certo quantitativo di ioni cloro entrano nella cellula. Ora, la cellula regola l'apertura di questi canali autonomamente. La cellula, ricordiamo, è un organello con una membrana, i canali stanno immersi dentro questa membrana. E la cellula regola l'apertura di questi canali, ci sono canali per il cloro, per il potassio, per il sodio, ci sono anche delle pompe per questi elettroliti, cioè delle pompe che sfruttano l'energia della cellula per, per scambiare elettroliti. E la cellula lo fa continuamente sia per mantenere stabile la concentrazione degli elettroliti al suo interno, sia per, ehm, a volte per espletare alcune funzioni. Per esempio i neuroni usano questi canali per, sostanzialmente per scaricare l'elettricità. Ehm, questa diciamo, è la spiegazione più... Diciamo, più Semplice che mi viene in mente. Ora, l'ivermettina cosa fa? Apre, blocca il canale del cloro in posizione aperta, quindi il cloro comincia a eh, andare dentro la cellula senza controllo. E quello che succede è che eh, il cloro si trascina dietro l'acqua, l'acqua gonfia la cellula. Interagisce, se, se entra troppa acqua nella cellula, la cellula va in va um, sostanzialmente in edema citotossico, e, e la cellula a un certo punto esplode, i processi cellulari vengono a, a mancare, il cloro uh, stesso, se è troppo concentrato, interagisce con i processi cellulari e quindi la cellula muore. Questo è quello che um, fa l'ivermettina nei parassiti che ci infestano. Il profilo farmacologico dell'ivermettina è molto buono perché sembra interagire molto poco con il metabolismo umano, quindi in realtà gli effetti collaterali sono molto bassi. Eh, ai dosaggi prescritti per queste parassitosi. Quindi viene usata, eh, è un farmaco che viene usato per le parassitosi. Ora, quello che si è scoperto, eh, ci sono degli studi che l'hanno scoperto, degli studi preclinici e clinici, che eh, l'ivermectina ha anche una funzione antibatterica e ha anche una funzione antivirale. E questa funzione antivirale agisce sostanzialmente, è un aspetto, questo è uno dei motivi per cui si fanno gli studi, c'è cioè un aspetto che molte persone non... Non, un aspetto che non si aspettavano, scusate il gioco di parole, che molta gente non si aspettava di vedere nei, ehm, eh, contro i virus. Eh, come antivirale, quello che fa è che blocca eh, l'assemblaggio del virus, cioè c'è un passaggio in cui il virus entra nella cellula. Eh, facciamo un passo indietro: cos'è il virus? Allora, il virus è un parassita endocellulare obbligato. Che cosa vuol dire? È un organello che ha bisogno della cellula per riprodursi, senza la cellula il virus non esiste. Quindi il virus si attacca alla cellula e utilizza i meccanismi interni della cellula per replicarsi. La cellula, come dicevamo prima, è un organello, dentro la cellula c'è un nucleo, dentro il nucleo c'è il DNA, il cromosomico nel DNA. Ora il virus entra nella cellula, utilizza il patrimonio genetico e, la, e ehm, diciamo, gli ingranaggi di replicazione della cellula per il patrimonio genetico, per il proprio patrimonio genetico si replica e in alcuni casi, anzi in molti casi, ammazza la cellula facendo così. Quindi la cellula esplode e rilascia il virus che va a infettare, cioè molte copie del virus che vanno a infettare altre cellule. Ora l'ivermectina eh, sembra che abbia una funzione antivirale. Per capirci, i farmaci antivirali non sono vaccini, i farmaci antivirali sono dei farmaci che interferiscono contro il metabolismo del virus. Cioè quando il, il virus fa questo lavoro di entrare nella cellula e cercare di replicarsi, um, i farmaci antivirali glielo impediscono perché eh, interagiscono con i processi di replicazione del virus. L'ivermettina sembra fare proprio questo, cioè nel momento in cui il virus cerca di entrare nel nucleo, la, la faccio molto molto semplice perché il processo è molto complicato, ma entrare nel nucleo, cercare di utilizzare i processi eh, della cellula per, replica per replicare se stesso, l'ivermettina agisce su questi meccanismi di eh, trasporto delle componenti virali nel nucleo e li blocca e quindi l'infezione virale viene debellata. Ora, qual è il problema? Il problema è che l'ivermectina, eh, ehm, cioè, tu, questo, tutto, tutto questo meccanismo è sulla carta, però ehm, noi non sappiamo effettivamente, su larga scala, come possa funzionare l'ivermectina negli esseri umani. Poi c'è un altro problema, che l'ivermectina è ehm, usata come antiparassitario, ma per la sua funzione antivirale il dosaggio necessario è molto più alto. E quindi questo potrebbe costituire un problema da un punto di vista dell'uso clinico. Allora, cosa è successo? È successo che vari studiosi sparsi in giro per il mondo hanno cominciato ad usare l'ivermettina eh, in alcune serie cliniche o in alcuni eh, eh, clinical trial. Ora, qua veniamo alla seconda parte di questa chiacchierata. Eh, come funzionano gli studi clinici eh, nella fattispecie? Cioè questi studi che abbiamo visto prima, fase 1, fase 2, fase 3. Concentriamoci un attimo sugli studi delle ultime due fasi, fase, 3, fase 2 e fase 3. Ehm, ho qui un'altra tabella, adesso vi faccio vedere. Uh, non c'entra un cazzo con la pompa sodio-potassio? Sì, eh, il canale del cloro è una cosa un po' simile. In realtà la, la pompa sodio-potassio... Uh, funziona con un meccanismo lievemente diverso, nel senso che nella pompa sodio potassio la cellula um, uh, manda fuori dalla cellula un po' di sodio e si prende un po' di potassio, ma, ma lo fa con un meccanismo attivo, cioè gli ioni, cioè questi elettroliti, tendono a diffondersi passivamente attraverso le membrane in molti casi, però alcuni ioni non ce la fanno, quindi appunto serve che la cellula lo faccia o utilizzando dei canali o utilizzando delle pompe. La pompa, nella fattispecie, utilizza un... Um, quello che fa è che molto spesso queste pompe utilizzano un mattoncino di energia che si chiama ATP per pompare attivamente questi elettroliti, mentre invece i canali spesso rispondono a, a, a differenze di potenziale. Cosa vuol dire? Si aprono e si chiudono se lo squilibrio elettrolitico in quella zona particolare è di un certo tipo. Alcuni canali credo funzionino pure con l'ATP, adesso non, non ricordo questo dettaglio eh, in particolare, ma... Eh, altri canali funzionano con i recettori, cioè, per esempio, eh, quello che succede è che i canali dei neuroni, per esempio, nello spazio sinattico, si aprono quando il neurotrasmettitore va ad incastrarsi in una delle loro subunità. Quindi, è molto, ci sono molti tipi di canali e ci sono molti tipi di pompe. Um, oh, guarda, ho sbagliato io. Ho, parlato, ho pensato si parlasse del molnura. Pire. No, ma tranquillo, Gabriele, perché tanto questa era una, era una delle cose che dovevo spiegare. Quindi, mi hai solo fatto un favore. Allora, eh, cerco di condividere lo schermo con voi. Ehm, eh, ma è vero che nel Bugiardino dei vaccini c'è scritto che sono serie sperimentali, non che io sappia, però non lavoro in, Ita in Italia da otto anni, forse c'è una dicitura simile. Dopo, come avrei, ce lo cerchiamo insieme e ce lo controlliamo. Allora, fatemi cercare di condividere lo schermo con voi se ci riesco. C'è un'immagine che mi ero salvata, questa l'ho trovata proprio su internet. Eccola qua, vediamo un po'. Ecco qua, allora si dovrebbe vedere bene. Aspettiamo un attimo il classico lag sullo schermo qui a sinistra. Ripeto per chi si è connesso, io guardo a sinistra perché qua c'è un altro computer che vi faccio anche vedere. Su cui vedo meglio le vostre domande in chat. Allora, ecco qua. Allora, questo schema sì, si siede abbastanza bene, mi pare, almeno sul mio schermo. Poi fatemi sapere se non, se non è la stessa cosa per voi. Questo schema vi fa vedere, um, un, è simile allo, sch allo schema di prima, ma um, quello che vi fa vedere è la cosiddetta pyramid of evidence. Cioè è leggermente simile allo schema di prima, ma è anche leggermente diverso in un punto importante. Cioè, questo vi fa vedere quanto è forte sostanzialmente uh, l'evidenza scientifica data da determinati studi. Ora, per definizione. Eh, come vedete, alla base della piramide c'è la ricerca in vitro e la ricerca in animal. cioè la ricerca in vitro è quella che vi dicevo su colture cellulari. Questa ricerca non è che non sia buona, però per definizione che cosa vi dice? Ok, questa molecola sulle culture cellulari funziona molto bene, però da qui a dire che funziona sui cristiani eh, o sui musulmani, non voglio, sugli indù, non voglio discriminare nessuno, ce ne corre. Quindi, per definizione, questi studi sono molto promettenti, ma sono sperimentalissimi, nel senso che quando una molecola ha passato la ricerca in vitro non significa affatto che poi entrerà nel mercato. Eh, quindi deve passare al secondo step, che è quello sugli animali. Allora, sugli animali, la, gli studi sugli animali sono un po' più forti. Perché? Perché, come ho spiegato prima, um, gli studi sugli animali sono studi in cui um, quello che si vede è l'interazione del farmaco con un sistema complesso. Cioè, con il sistema... Um, che cioè, il farmaco interagisce con delle cellule che stanno in un organo che è perfuso da sangue, che interagisce con il sistema immunitario, che interagisce con il sistema endocrinologico dell'organismo, quindi con un sistema, letteralmente con un organismo, quindi ecco, tiene in considerazione tutte le variabili di quell'organismo. E, mm. ehm, eh, e quindi uno studio che passa questa, sta, fa, questa fase, scusatemi, è un po' più forte, ovviamente un po' più solido della ricerca in vitro, ma è sempre molto poco solido. Cioè, nella comunità scientifica, chiunque, sia, chiunque ci lavori, sa benissimo che quando uno studio, quando veniamo approcciati eh, e diciamo ma ah, questo studio, eh, questo farmaco ha passato la ricerca sugli animali, diciamo ok, benissimo, torna quando ha passato la ricerca sui cristiani, oppure se sono io quello che deve fare la ricerca sui cristiani, posso dire ok, interessante, allora magari possiamo pensare a cominciare a fare un, un palo stadi preliminare sulle persone. Adesso passiamo agli studi clinici. Ora qui è dove la piramide diventa un po' diversa. Perché? Perché um, qua sostanzialmente, ripeto, l'ordine non è lo stesso che avete visto nello schema di prima. Allora, editorial e commentaries. Allora, gli editoriali sono sostanzialmente come gli editoriali dei giornali, solo che riguardano un, un argomento scientifico. Uh, un editoriale può essere fatto dal direttore di una rivista scientifica, che può essere molto autorevole, il direttore di Lancet, il direttore del New England Journal of Medicine queste riviste scientifiche molto autorevoli e eh, quindi però è una considerazione sostanzialmente spesso gli editoriali hanno delle references, cioè citano degli articoli anche molto importanti, però sono sempre commenti sostanzialmente. Quindi, ovviamente dal punto di vista scientifico lasciano il, il tempo che trovano, nel senso che fanno il punto della situazione più che altro o suggeriscono eh, diciamo, come vedremo dopo, dopo probabilmente ve ne faccio vedere uno, suggeriscono un problema, suggeriscono un, una direzione da prendere per risolvere quel problema, ma non vanno più in là di così. Poi ci sono i case reports. Allora, I case reports sono probabilmente la più bassa forma di evidenza scientifica in ambito clinico. Cos'è cos un case report? Io sono un clinico, ho visitato un paziente, ho operato un paziente, ho trattato un paziente, questo paziente ha una malattia molto rara, oppure ha avuto una reazione molto strana a, un, a una malattia rara, oppure ha avuto una reazione molto strana alla terapia. Ha avuto una complicanza molto rara, scrivo un case report, cioè racconto alla comunità scientifica cosa è successo. In molti casi sono lavori compilativi. Eh, io ne ho scritti una valanga! Quindi lo so! <ride> quindi non aggiungono un granché sostanzialmente. Eh, però tutti quanti dobbiamo, ovviamente, tutti quanti dobbiamo lavorare, tutti quanti eh, abbiamo bisogno di pubblicare e quindi molta gente li pubblica. Alcuni che si riportano sono molto interessanti, nel senso che oggettivamente non dico che abbiano cambiato la, la pratica clinica, però hanno, hanno suggerito eh, magari delle nuove strade o hanno, hanno fatto presente delle complicanze molto rare. Eh, per capirci, se andiamo molto indietro nel tempo, io vi posso parlare, ripeto, della neurochirurgia, non vi posso parlare purtroppo di virologia o di medicina, perché non è proprio il mio caso, cioè di medicina interna, per esempio, perché non sono i miei campi specifici, specifici però. Um, alcune patologie di ambito neurochirurgico sono talmente rare, penso per esempio alla cisticoloide, che all'inizio erano riportate come case report. Poi si è cominciato, unendo i vari case report in giro per il mondo, si è cominciato a vedere che ah, comunque questa è una, è una malattia seria che va tenuta in considerazione. Questo giusto per fare un esempio. Um, Dove che ci sono le, ca le case series? Cioè io dall'alto dei miei 30 anni di esperienza vi riporto che ho trattato 300 pazienti affetti da questa patologia. Ora, questa, questo studio è un po' meglio dei case report nel senso che, da un punto di vista del, del, del campione che viene analizzato, è, eh, sono studi ovviamente più corposi. Tuttavia, il problema del, delle case series è che sono soggette al bias della persona che sta analizzando i casi, quindi sono, ci possono essere bias di selezioni. Bias di trattamento ci sono, bias significa errore, scusatemi, è, è, è un po' il gergo, il gergo tecnico, è una parola inglese. Um, cerco di essere il più chiaro possibile, ma ripeto, se qualcosa non è chiaro, scrivetemelo in chat. Uh, sono dei, sono delle, eh, dei quindi, tornando alle case series, sono dei lavori che possono essere importanti da un punto di vista della divulgazione scientifica, ma. Non sono lavori che da un punto di vista metodologico, um, sono spesso redatti con tutti i crismi. Oppure possono essere redatti anche molto bene, ma il problema è che certe analisi statistiche, eh, tipici, tipiche degli studi che vedremo più su, non sono applicabili, sono applicabili poco a, alle serie cliniche. E quindi per motivi, per motivi ovvi, sono meno solidi. Uh, dopodiché, arriviamo agli studi di corte, eh, ai randomized Control, double blind studies, e la di review. Allora mi concentrerei sui primi due perché. Studi di corte è una cosa un po' più epidemiologica, tra virgolette, ci sono pure gli studi osservazionali, insomma, non ti troppo a cane a fuoco. Gli studi che stiamo considerando per le vermettine e per i vaccini sono quelli che stanno al gradino immediatamente sotto al vertice della piramide, cioè i randomized, Controlled double blind studies, cosa vuol dire tutto sto di parole? Allora, sostanzialmente il concetto dietro a questi studi è che noi analizziamo un tipo di trattamento in due gruppi di pazienti scelti dalla popolazione, nella popolazione generale che devono essere più possibile scelti a caso perché a caso? Perché se noi scegliamo due campioni di pazienti grandi abbastanza e eh, li scegliamo completamente a caso nella popolazione, processo che si chiama di randomizzazione ridurremo molto o annulleremo praticamente, soprattutto per numeri molto grandi, annulleremo la possibilità che li stiamo scegliendo di proposito Facciamo un esempio pratico. Stiamo studiando appunto il vaccino per il coronavirus. Scegliamo due gruppi di persone, gente a cui non somministriamo il vaccino e gente a cui lo so non lo somministriamo, però implicitamente, questo ovviamente è un esempio grossolano, ma questo errore è molto più frequente di quanto uno possa pensare, implicitamente ai due bracci tendiamo ad assegnare per esempio i pazienti che stanno più in, in cattiva salute. Ai pazienti che non ricevono il vaccino, o i pazienti più fragili, mentre invece quelli che ricevono il vaccino sono tutti giovani e tanti, perfettamente sani, che non hanno nessun problema, dopodiché, il risultato fa vedere che il vaccino funziona meglio, e dici grazie, ovviamente funziona meglio perché? c'è un sampling bias. Ehm, ora, questo ripeto è un esempio molto grossolano, ma nella pratica clinica questo errore è molto più semplice, cioè è molto più semplice incappare in questo errore di quanto non possa sembrare. E non necessariamente perché ci sia un conflitto di interessi, che pure è un problema che c'è. Ed è noto nell'ambiente, nel senso, um, uno si deve aspettare che ci siano alcuni studi che sono fatti perché c'è un conflitto di interessi, eh, uno lo sa, e tutto questo Ambaradam serve anche per ridurre al minimo gli errori eh, legati a quello. Quindi la randomizzazione, la scelta dei pazienti, di grossi gruppi di pazienti, solo sulla base del caso serve proprio ad evitare questo problema. Se noi prendiamo 10.000 pazienti in un gruppo e 10.000 pazienti in un altro, scelti fra tutte le fasce d'età, con tutte le possibili patologie, ehm, con tutte le possibili ehm, situazioni personali, sociali, economiche eh, e di salute, abbiamo, è molto probabile che se vediamo una differenza nel trattamento, cioè se quel trattamento fa una differenza rispetto alla malattia, quel trattamento funziona. E ci sono, oltre alla randomizzazione, poi questo, questo, questi risultati vanno ovviamente vagliati con delle analisi statistiche molto uh, precise. Quindi i randomized control trials sono letteralmente gli studi più attendibili che uno possa fare su, um, per verificare uh, uh, diciamo, l'efficacia di un determinato farmaco. Con un caveat, allora, il randomized control trial per quanto... Se, è ancora meglio se è fatto multicentrico. Scusate, una autostilla a quello che ho appena detto. Cioè, se uno studio è condotto in un solo centro, la possibilità di errori ovviamente è aumentata, se invece coinvolgiamo più centri in diversi posti del mondo, la possibilità di errore è molto ridotta. Per capirci, i trial che hanno visto partecipi, ehm, i pazienti che si sono fatti somministrare Pfizer, AstraZeneca, Moderna, eccetera, eccetera, sono tutti trial multicentrici, randomizzati. Double blind, mi sono dimenticato anche questo di specificare. Double blind, che cosa vuol dire? Che io clinico che ti sto dando il farmaco non so cosa ti sto dando. Cioè, se ti sto dando il vaccino, il farmaco che vogliamo studiare o il placebo. Perché anche questo aspetto è importante? Perché così um, riduciamo ulteriormente la possibilità di errore. Questo è single blind. Quando è double blind, sia io clinico che il paziente non sappiamo che cosa stiamo, che cosa stiamo prendendo. Ovviamente, ehm, ovviamente intendiamoci. Il paziente può accettare o può non accettare di partecipare al trial. Cioè, nel senso, la partecipazione a questi studi è completamente volontaria. E se, e se il paziente decide di non partecipare, per altre, ehm, diciamo, per altri motivi, diciamo non tanto per il vaccino, perché il vaccino vabbè, è una cosa un po' a parte, ma facciamo conto che parliamo di pazienti oncologici per esempio, c'è cioè, un paziente che ha una diagnosi di cancro e si sta testando un nuovo chemioterapico che sappiamo può avere degli effetti collaterali, quello che si fa in pratica clinica è dire ok, noi ti possiamo dare questo farmaco, ma non sappiamo se funziona, e eh, nel trial tu non saprai se ti stiamo dando il farmaco o il placebo, perché dobbiamo, o, o il farmaco di controllo, si possono fare anche così. Perché dobbiamo verificare ehm, se questo farmaco funziona davvero o no, e il paziente può accettare o può rifiutare. E questo ovviamente rientra nel pieno dei suoi diritti. e Se rifiuta, al paziente viene dato il trattamento standard. Un ulteriore poi ho visto che ci sono un po' di commenti, vi rispondo subito, ragazzi. Scusatemi tanto. Un ulteriore eh, postilla a quello che vi ho detto. Come si scusate perché l'ho detto un po' troppo di fretta, mi sono reso conto. Il, eh, il trial può essere fatto con il farmaco eh, in, in esame o con un placebo. Perché? Perché l'effetto placebo è qualcosa di reale, cioè la gente psicologicamente spesso sta meglio anche per l'effetto le, eh, placebo. Cioè, l'effetto psicologico è stato studiato, è un, è un effetto, cioè il placebo è meglio di niente per capirci. Nessuno sa esattamente per quale motivo, ma c'è un minimo vantaggio del placebo rispetto al niente. Oppure può essere fatto con il farmaco che si sta studiando contro il trattamento standard. Nel cancro di solito si fanno queste cose, cioè non si dà il farmaco che stiamo studiando oppure nulla, perché ovviamente il paziente c'è il cancro, quindi qualche chemoterapico, qualche radioterapia o qualche cosa gli va dato. Quindi si, si fa molto più spesso un trattamento di questo tipo, cioè c'è una corte di pazienti. Acquisirà il farmaco che si sta studiando contro la porta dei pazienti, acquisirà il farmaco. Scusate, si fa il farmaco standard del trattamento standard. Vediamo un attimo le, i commenti. Allora, finalmente qualcuno di serio che parla di questa cosa, ma, 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 grazie tantissime. Trail, veramente gentile, troppo buono. renalto Uh, domanda, se gli studi in doppio cieco sono in doppio... come si fa a destinare il trattamento a un certo tipo di paziente? Oh, ottima domanda allora è molto complicato però sostanzialmente c'è um, quello che succede è che c'è un'entità uh, un, un terza uh, che decide quale trattamento va a chi Oppure, anzi, molto più spesso, cioè prima si faceva così, adesso, molto più spesso, c'è un processo di randomizzazione che è addirittura automatico e quindi è, è molto complicato da spiegare. Poi, se volete ci facciamo una live a parte, ma c'è un processo di randomizzazione automatico in cui sostanzialmente nessuno sa chi riceve cosa, ma sul computer eh, e sul, sugli algoritmi, diciamo, è noto. Eh, ci sono i protocol number che il paziente è completamente anonimizzato, c'è un sistema. Insomma, c'è un sistema automatizzato per fare questa cosa. Allora, a fine spiegazione. Forse Giulio può parlare di AB testing che fa fatica a sostituire i random trial. Ok, ok. Poi dopo magari facciamo un cenno. Ma cacchio devi fare gennaio questa live. Ok, scusami. Amiche. Il placebo è determinato da doppio di Endogeni. Sbaglio, probabilmente sì. Um, non me lo ricordo questo dettaglio in particolare, ma probabilmente sì. Probabilmente sì. Eh, ci potrebbe essere anche un collegamento con il sistema immunitario. Il collegamento fra sistema nervoso e sistema immunitario non è del tutto chiarito, ma c'è, esiste. Ed è molto è un altro argomento molto complesso. Su cui vi dico la verità. Ecco, questo vi dà un'idea di quanto sia. di quanto questi argomenti siano enormi. Perché, ecco, è un argomento che, per esempio, io studiando neuroscienze mi sono sempre ripromesso di studiare e non ci sono mai riuscito bene. Quindi ci dovrò tornare. E, e vorrei, vorrei invitare qualche esperto, quello è un, è un bellissimo argomento secondo me che andrebbe approfondito. Quindi torniamo ai nostri studi. Um, e grazie a tutti veramente per, per il seguito, non me l'aspettavo così abbondante. Torniamo ai nostri studi. Allora, siamo arrivati al gradino sotto l'apice della piramide. Quindi questi randomized control trial uh, sono quegli studi che sono fra i più attendibili dal punto di vista clinico. Però noi non ci fermiamo qui cioè la comunità scientifica non si ferma qua nel senso che oltre al randomized control trial servono alla, almeno che il randomized control trial sia un trial gigantesco, multicentrico, internazionale come sono stati quelli per i vaccini per i farmaci tra virgolette normali i random, anche il randomized control trial da solo scusatemi non è abbastanza tocca fare qualcosa di più cioè, tocca farne tanti per quale motivo perché il Randomized Control Trial, e, e ve lo dice uno che, ci, che ehm, diciamo, ci si sta approcciando a questa realtà, perché io sto studiando all'Imperial, fra l'altro sto lavorando e studiando all'Imperial, e sto facendo degli studi pilota, sto cominciando a organizzare dei Randomized Control Trial, ma eh, con l'aiuto di gente che ne sa molto più di me. Um, I Randomized Control Trial da organizzare sono un casino, perché costano un sacco di soldi, richiedono l'intervento di molte persone, Soprattutto se sono multicentrici, e serve attivamente, cioè la gente spende attivamente tempo nel fare ricerca. Cioè, 30 anni fa, 40 anni fa, c'era, ehm, diciamo, la ricerca era ad un livello che non è paragonabile a quello di oggi, cioè non è che fosse cattiva o buona, però ovviamente abbiamo fatto dei progressi tecnologici enormi. Ora, come ora, per esempio, un randomized control trial fatto, per esempio, qui nel Regno Unito ha bisogno innanzitutto di diversi ricercatori che siano responsabili del recruitment dei pazienti, cioè che individuano dei pazienti che possono essere dei potenziali candidati. E poi servono um, degli studenti e degli studiosi, servono delle nurses, delle infermiere, che di solito sono nurs molto specializzate, che hanno fatto questo in passato, che conoscono i protocolli, eh, è gente con una preparazione veramente impressionante, che eh, aiutino nello svolgimento del trial, che aiutano addirittura nella fase di approvazione. La, la stesura del trial di per sé è estremamente indaginosa servono con, bisogna sviluppare un trial plan bisogna passare attraverso varie fasi di approvazione insomma è un'impresa titanica per un randomized control trial anche in un solo centro immaginatevi che casino che è fare un randomized control trial multicentrico quindi purtroppo purtroppo e questo la comunità scientifica lo sa non è possibile non è possibile affidarsi solo ad un randomized control trial per certificare l'efficacia di un farmaco ne servono tanti ma fare tanti randomized control trial su un farmaco in condizioni normali, adesso siamo in condizioni di emergenza, nel senso che c'è stata la pandemia, ma fare un randomized control trial su un singolo farmaco richiede, cioè fare tanti, scusatemi, fare tanti randomized control trials su un, su un singolo farmaco richiede un sacco di tempo, un sacco di soldi. Quindi, quindi cosa facciamo quando ne abbiamo abbastanza? Perché, eh, eh, come ho detto, ci sono dei limiti proprio logistici ed economici all'organizzazione del randomized control trial, quando ne abbiamo abbastanza su un farmaco, diversi studiosi si decidono di fare una systematic review o ancora meglio una meta-analisi. La meta-analisi è la più, sulla carta, è la più alta forma di evidenza scientifica che abbiamo. Dico sulla carta perché proprio sull'Ivermectin c'è un catch molto importante che è venuto fuori proprio col caso di Ivermectin e che ha stimolato... Una uh, discussione proprio all'interno della comunità scientifica. Ora, il randomize eh, le meta-analisi come funzionano? La meta-analisi prende tutti gli studi della letteratura che sono stati fatti su, su un determinato argomento, dopodiché seleziona quelli più forti, quindi tipicamente seleziona i randomized control trials. E in base a dei, pre, eh, dei criteri di inclusione prestabiliti che sono estremamente precisi e che vanno. Diciamo, redatti nella singola meta-analisi, um, decide quali studi includere e quali no. Le meta-analisi si registrano tipicamente, ora come ora, su un database centralizzato che si chiama mh, Prospero, eh, eh, che qua è diventato un po' lo standard. Ehm, C'è una versione un po' mild della meta-analisi che si chiama Systematic Review, che è una cosa un po' simile, eh, diciamo, l'analisi statistica è leggermente diversa. La meta-analisi, tra virgolette, è più solida. E, è vero anche che la, la meta analisi diciamo, risponde di solito a un quesito clinico molto preciso. Un'altra cosa che ci tenevo a precisare è che tutti questi studi che abbiamo visto qua, i randomized control trial, tipicamente gli studi pilota, sono degli studi che vengono registrati da, in database pubblici molto spesso. Non è obbligatorio fare questa cosa, ma è molto consigliato. Per, il mio, per uno dei miei studi, anzi, per, per praticamente tutti gli studi che sto facendo adesso, sono registrati su un database che si chiama clinicaltrials.org. Dico questo perché ehm, eh, gli studi sui vaccini Pfizer, eh, Moderna eccetera, eccetera, sono stati registrati su questo database per tempo ed erano al baglio delle autorità competenti. Quindi, anche qua non faccio nomi, ma stare a dire che i dati non erano disponibili diciamo prima dell'approvazione è una diciamo, mettiamola così, è una comunicazione al pubblico un po' incauta, ecco, perché non è esattamente così. Comunque, polemica a parte, tornando alla meta-analisi quando la meta-analisi è, un è uno studio che è un, è un bel casino fare, nel senso che per fortuna non bisogna uh, fare roll dei pazienti, per carità, però ci vuole tanto tempo per fare una meta-analisi. Bisogna essere molto solidi dal punto di vista statistico. E infatti, tipicamente, si fa la meta-analisi in combinazione con un gruppo di statistici che sa fare l'analisi statistica, perché noi medici non ci riusciamo sempre molto bene, anzi, molto più spesso ci riusciamo male. Ehm, e, e richiede tempo perché, appunto, la revisione tenete presente che appunto uno passa dal fare una selezione. In media, oddio, non, so, non vi so dire se questa media sia accurata, però per esempio per l'ivervettina ho visto che ho, mi sono studiato quattro metanalisi e la media era di più o meno 3.000-4.000 articoli analizzati, di cui però poi sono, sono finiti nell'analisi nell nell finale dai 5, in una delle metanalisi più precoci, ai 24 studi, che se ci pensate è pochissimo. E vedremo perché appunto. Trasciando per un secondo livello, Mettina, quando uno fa una metaanalisi su tanti randomized control trial, quello che succede è che la metaanalisi, sostanzialmente, se la metaanalisi evidenzia che c'è questa malattia, ci sono due gruppi di trattamento, un gruppo di trattamento riceve il farmaco oggetto di studio, l'altro gruppo di trattamento o riceve un placebo o riceve il farmaco di confronto, se la metaanalisi fa vedere senza ombra di dubbio che c'è una riduzione seria della mortalità, della morbidità, e gli effetti collaterali sono accettabili si studiano tanti parametri nella metaanalisi, il riferimento però a quel tipo di trattamento molto specifico se la meta-analisi fa vedere questo è l'evidenza scientifica più solida che esiste quindi non è soltanto il randomized control trial ma è l'analisi dei vari randomized control trial e quando una meta-analisi è, pub... meta è basata su tanti studi è veramente difficile che le differenze che si vedono fra i due gruppi di trattamenti siano dovuti a, al caso soprattutto se è una meta-analisi seria fatta con criteri seri ora e qua tra poco la finisco di annoiarvi perché sto vedendo che mi aspettavo di fare una mezz'oretta e invece sono arrivato quasi a un'ora di live mi scuso se ehm, se vi è annoiato ma sono molto contento di aver visto che è stata seguita molto casomai questo esperimento se vi è piaciuto lo, lo ripetiamo qual è stato il problema con l'Ivermettina? allora la meta analisi è vero che è il più alto livello di evidenza che abbiamo su un determinato argomento. Però la meta analisi, bisogna vedere come è stata fatta e eh, soprattutto che tipo di studi ha, eh, ha um, analizzato. Perché quello che è venuto fuori con l'ivermettina è che sostanzialmente sono uscite varie meta analisi abbastanza eh, mirabolanti, facendo vedere che ah, questa la, 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 la è incredibile. Eh, causa miglioramento nei pazienti affetti da coronavirus grave nell'80%, eh, nell'86%, eh, ci sono varie percentuali nel 60%, riduzione del rischio relativo 0.3%, eh, insomma, sono state mirabolanti. Ma il problema qual è? Che innanzitutto per una ragione estremamente banale, ovvero sia che il tempo è poco, non c'è stato tempo di fare un randomized control trial multicentrico, a double blind, bla 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 bla, come è stato fatto, per esempio, per i vaccini. Il farmaco è stato proposto relativamente di recente. Sono stati fatti alcuni randomized control trial, ma sono piccoli e alcuni um, sono stati viziati da enormi bias. Allora, qual è il problema? Che se una meta analisi è solida, ovviamente è una forma di evidenza scientifica incredibile, ma se una meta analisi è basata su piedi d'argilla, cioè su studi che non reggono molto, quella meta analisi non vale quasi un cavolo. Ed è qui il catch. Ed è qua la critica, diciamo, alla, eh, torniamo al, diciamo, al, al punto principale di questa live. Cioè, quando qualcuno se ne esce con la cura miracolosa e cita lo studio tal tal-Italia, bisogna stare molto attenti, perché se le autorità competenti non hanno approvato quel farmaco, significa che uno o più passaggi, molto più spesso sono più passaggi di tutta questa piramide che abbiamo visto fino ad ora, stanno mancando. E se uno o più passaggi di questa piramide che abbiamo visto prima stanno mancando, c'è cioè il grosso rischio che stiamo parla parlando di una patacca. Allora, questo è quello che sta avvenendo fuori con l'ivermettina. Cioè che le meta-analisi che sono state ehm, eh, pubblicate sono molto spesso basate su studi che non sono incompleti o sono biasati. Alcune meta-analisi, va detto, alcune meta-analisi sono molto buone e hanno, e hanno evidenziato questo problema. Eh, addirittura facendo una stratificazione del rischio di bias dei singoli studi molto accurata però altre no e in particolare c'è cioè un editorial ringrazio tantissimo Fabio Lazzari possiamo smettere di condividere questo in realtà e posso farvi vedere l'editorial che mi ha mandato Fabio Lazzari che in realtà io avevo già visto è uscito su Nature che è molto molto interessante ovvero sia questo qua adesso ve lo ricondivido solo vi faccio solo vedere il titolo perché tanto è è una pagina di testo sostanzialmente, quindi non è che è particolarmente interessante. Vediamo un po', eccolo qua. Ecco qua. The lesson of Ivermectin: meta-analysis based on summary data alone are inherently unreliable. Cosa vuol dire? La lezione dell'Ivermectin: le meta-analisi che sono state basate su uh, summary data da, uh, da soli sono non-reliable. Non, um, come si dice? Sono. Uh, um, ah, mi, mi sfugge la parola. Uh, unreliable, 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 non sono attendibili. Eccoci. Allora, praticamente quello che eh, questo, questo, questo editoriale è un editoriale, quindi appunto evidenza scientifica bassa. però questo, questo è uscito su Lancet, e, sul, su Nature, e ha, um, e ha messo in, in, in evidenza, e ha in, analizzato alcune di queste meta-analisi, tra le altre cose. In particolare, questo editoriale è molto importante perché suggerisce un cambio di pratica sulle meta-analisi. Ovvero sia, come vi ho detto prima, la meta-analisi analizza i double uh, blind studies. Però, uh, peer review ha il ruolo di evidenziare questi problemi? Uh, peer review è tutto il processo, Gabriele. Cioè, nel senso, um, um, è il processo di approvazione dell'articolo in esame. Per la, per la Cioè, io ho fatto il randomized study, lo scrivo, lo mando alla rivista... La rivista lo manda ai reviewers e i reviewers devono, devono approvarlo per la pubblicazione o devono cassarlo sostanzialmente. Ora il problema è che questo editoriale ha fatto vedere un aspetto molto interessante che è noto nell'ambiente, cioè, nell è noto, ma, um, eh, ma che va approfondito ulteriormente. Purtroppo, cioè il, per, il corso di perfezionamento, che ripeto è durato letteralmente quasi 100 anni ormai, dell'evidenza dell scientifica, cioè su come condurre gli studi clinici scientifici. È ancora, in, è ancora in divenire su certe cose. Questo studio ha evidenziato un dettaglio molto importante delle meta-analisi che non vi ho citato prima, ovvero sia, come vi ho detto prima, la meta-analisi è basata su Randomized Control Trial. Quando io faccio un Randomized Control Trial, posso decidere, cioè, come dovrei fare un Randomized Control Trial? Come vi ho detto prima, la randomizzazione, il doppio cieco, tutto quanto deve essere fatto a modo, in modo tale che, la, um, che lo studio sia il più attendibile possibile. Tra le altre cose, io devo tenere un database estremamente accurato dei casi che sto trattando. E anche se decido di non pubblicarlo insieme all'articolo, quel database deve essere, eh, tra virgolette, a disposizione. Per quale motivo? Perché nell'articolo io quello che di cui finisco a discutere molto spesso, per una serie di ragioni anche logistiche, perché le riviste hanno dei limiti di pubblicazioni, eccetera, 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 sono dati aggregati. Cosa vuol dire dati aggregati? Abbiamo trattato 200 pazienti, abbiamo visto che in 50 pazienti si è verificato questo, in 50 quest'altro, eh, quanti ho detto 200, 100. Facciamo conto che ho detto 200. 50 questo, in 50 quest'altro, in altri 100 quest'altro. Questo è un dato aggregato. Cioè io sto parlando di gruppi di pazienti. E sto parlando della mia analisi statistica su questi dati aggregati. La meta-analisi prende il dato aggregato e lo pubblica accanto ai dati degli altri studi randomizzati. Quello che però si sta, l'obiezione che si è mossa qua e che è molto importante, qual è? Che quando siamo in una situazione di emergenza come questa del, del coronavirus, la gente, parliamoci chiaro, la gente appunto vuole fare carriera, vuole pubblicare e ci sta anche, eh? cioè questa non è nemmeno una critica. Avendo fretta di pubblicare, la gente, diciamo, eh, pubblica i dati appena gli arrivano facendo le analisi il più, il più in fretta possibile. Ripeto, qua non sto parlando dei trial sui vaccini, quella è un'altra cosa, quelli sono fatti veramente a modo, ma queste, questi randomize control trial su eh, altri farmaci che potrebbero aiutare nella lotta contro il virus. Nei pazienti che sono già malati. La gente ha fretta di pubblicare, manda i lavori il prima possibile, manda dati aggregati. Ora, da cosa si distingue? Un punto chiave, ce ne sono tanti di punti chiave, ma un punto chiave che si viene messo in evidenza di questo editoriale è tu centro di riferimento mi hai mandato uno studio su 400 pazienti tutto quello che vedo nel tuo studio sono dati aggregati mi mandi il tuo database con i singoli pazienti mi fai vedere quali sono i dati sui singoli pazienti così io posso fare la mia analisi indipendente paziente per paziente per paziente ok ehm, questo uh, questo tipo di analisi si chiama individual patient data cioè prendo i dati del singolo paziente per essere sicuro che la tua analisi è reliable e che l'analisi che faccio io è identica, sostanzialmente. Molte di queste meta-analisi e molte delle meta-analisi pubblicate in passato, ripeto, le più forti di solito no, ma molte delle meta pubblicate in passato hanno questo problema, che parte degli studi su cui sono basate sono basati su dati aggregati. Essendo basate su dati aggregati, noi non sappiamo, non possiamo sapere se quei dati sono effettivamente stati raccolti in maniera eh, attendibile, se sono stati processati in maniera attendibile, se non sono frutto di bias. E um, questo è un enorme problema perché ovviamente l'analisi su dati aggregati è per definizione fallace. Nell'editoriale c'è un, un altro aspetto molto interessante. L'autore spiega nell'editoriale che alcuni degli autori di questi randomized trials sono stati contattati e non hanno mai risposto. Quindi, ehm, ovviamente, ovviamente, questo crea un problema enorme anche a un sistema di studio solido come quello della meta-analisi. Perché? Perché è basata su dei dati che sostanzialmente non sono, non sono validi o c'è il dubbio che siano ehm, inaffidabili. E infatti alcuni di questi studi sono stati addirittura ritrattati. Quindi questo, diciamo, questa è la storia dell'ivermettina. Ehm, L'ivermettina forse funziona, forse no, ma l'FDA e l'EMA hanno eh, sostanzialmente non hanno al momento autorizzato l'uso dell'ivermettina nella pratica clinica cioè la, la, per, contro il coronavirus. Perché è importante che eh, diciamo, le agenzie del farmaco nazionali e internazionali non abbiano approvato questa cosa? Cioè perché, perché è importante questo aspetto? Perché le agenzie del farmaco fanno un'analisi dati basata su tutta questa roba e la fanno indipendentemente. E a parte che ci sono oceani di persone che lavorano su questa roba, ma tutti quelli che ci lavorano sono... Tenuti da un punto di vista proprio medico, legale, etico, professionale, eccetera, eccetera, a essere il più possibile scrupolosi su queste cose, eh, perché è roba su cui rispondono loro in prima persona. Quindi, eh, quando un'autorità di questo tipo approva un farmaco, voi potete stare tranquilli che, diciamo, oltre ogni ragionevole dubbio, quel farmaco è sicuro. Salvo appunto effetti collaterali o cose dichiarate dall'agenzia stessa perché è scritto appunto sui bugiardini quali sono le, le, le possibili criticità e controindicazioni. Vorrei fare un'ultima considerazione eh, con questo direi poi eh, chiudiamo. Ehm, tutta questa roba non è una cosa che fa comodo ai medici, e non fa per niente comodo nemmeno a, alle, agenzie del, eh, scusatemi, a, alle compagnie farmacologiche. Alla, scusate, non so più parlare, uh, alle compagnie farmaceutiche. Non vorrei sembrare che, eh, diciamo, di contraddirmi, nel senso che la gente, appunto, deve fare carriera e deve pubblicare. Sì, ovviamente è comodo pubblicare, ovviamente, anche se poi le pubblicazioni si fanno quasi sempre gratis alla senso, Prima ho detto che i random trial le chiedono dei soldi, ed è vero, ma molto spesso i clinici, i medici e anche le infermiere, diciamo, non è che abbiano un compenso economico straordinario per fare questa roba, semplicemente vengono pagati per il tempo extra che impiegano, e that's it. Ma, um, e non vengono pagati in maniera stellare, ma um, diciamo, da un punto di vista regolatorio, tutto questo processo per i medici è particolarmente fastidioso, nel senso che dal punto di vista psicologico a noi piace vedere i, posti, i nostri pazienti stare meglio, quindi, e questa è una, è una fonte di bias enormi, quando un farmaco ci sembra molto promettente, diventiamo automaticamente molto, un trattamento, diventiamo automaticamente molto ansiosi di somministrarlo. Ovviamente è un bene che ci siano questi meccanismi perché questo è un freno alla gente a fare le cose più atroci perché ehm, la strada verso l'inferno è la strigata di buone intenzioni: cioè, dare un farmaco a, a, a un paziente che eh, può causare effetti collaterali anche gravissimi. Ovviamente è un errore. Alle compagnie farmaceutiche non ne parliamo neanche: nel senso che tutta questa roba provoca delle lungaggini buro burocratiche infinite, e eh, questo è uno dei motivi per cui. Prima di tutto il modello di business, ne parlavo proprio con Michele Boldrin l'altra sera, eh, il modello di business della gente, delle eh, eh, compagnie farmaceutiche in realtà non è un granché. È vero che ricevono tanti fondi pubblici, ma ricevono tanti fondi pubblici perché a una compagnia farmaceutica, un anno che va particolarmente bene, è riuscita a mettere sul mercato una o due molecole. Un anno che è andato proprio benissimo, è un'annata stellare. Sono, questa è roba che richiede anni se non decenni per essere sviluppata. Faccio, mi aspetto un'obiezione fra l'altro nei commenti eh, o adesso o dopo eh, Gabriele adesso vai il tuo commento e ti rispondo scusami un attimo mi aspetto questa obiezione quindi specifico anche questo allora perché il vaccino per il coronavirus è richiesto così poco? beh a parte il fatto che online potete trovare spiegazioni molto più attendibili della mia ma il vaccino col coronavirus in realtà non era completamente nuovo cioè i vaccini del RNA esistono dal 2005 non, non erano nella pratica clinica nel 2005, questo è vero. Sono stati molto, questo è stato il primo vaccino mRNA messo sul mercato, ma sono stati usati con grandi margini di sicurezza. Tra l'altro, Andrea Lombardi è stato molto gentile, mi ha invitato a una live tempo fa. Se volete andarvela a ripescare sul suo canale, spiegavo un attimo come funziona il vaccino mRNA. Ehm, e non c'è nessun motivo per spaventarsi e pensare che chissà che cosa faccia con il nostro codice genetico. Ehm. E Poi online, ripeto, trovate tutte le spiegazioni del caso. Ma tornando al punto, eh, a una compagnia farmaceutica. Tutto questo processo rallenta il business, rallenta il processo di sviluppo del, del farmaco e si traduce in meno fondi e in meno soldi, meno introiti. Quindi, tutta questa roba, in realtà, ed è que questo: è il punto cruciale. Il messaggio principale eh, diciamo che vorrei che, port che la gente che mi segue. I 60, veramente gentili che mi stanno seguendo, portassero a casa da questa live. Tutta questa roba esiste a tutela del consumatore, non esiste a tutela delle autorità, non esiste a tutela, diciamo, della, come posso dire? Degli, degli impicci delle case farmaceutiche o dei medici. Nella maniera più assoluta. Se noi potessimo fare a meno di passare attraverso questo processo per innovare nell'ambito medico, ne faremmo volentieri a meno, soprattutto per chi, come, come me, ma come tanta altra gente, ha la passione per la ricerca. A volte è veramente frustrante perché gli ostacoli burocratici che incontriamo sono tanti, sono lenti e, e rallentano tantissimo. Se, cioè, se mettete la ricerca on top, come si dice qua, eh, della pratica clinica, eh, è faticoso, cioè bisogna lavorare tanto, tanto, tanto. E I risultati sono spesso deludenti, bisogna ricominciare da capo tante volte. Eh, quindi, questa è tutta roba che esiste a tutela nostra. Quando qualcuno salta fuori e dice: Ah, io ho trovato la, faga, la, la cura miracolosa vengo censurato dalle autorità perché sono scomodo è molto probabilmente una baggianata. perché quest, ripeto chi lavora in questa roba a queste cose ne deve rispondere in prima persona se qualcosa va storto ed è successo fra l'altro in passato che i farmaci venissero ritirati più volte che un farmaco venisse ritirato dal mercato in fase di farmacovigilanza perché sui enormi numeri è emerso un effetto collaterale che non era emesso prima questa gente poi passa qua e deve andare in tribunale, deve, deve, deve dare, deve, eh, diciamo, questa gente, ma anche, cioè, nel senso mi ci metto anche io, noi dobbiamo, passiamo di qua e dobbiamo andare in tribunale. Cioè, dobbiamo spiegare perché abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto nei minimi dettagli. Quindi, questo per dire, appunto, il messaggio principale è non... Perché ormai io, come diciamo, purtroppo sembro giovane ma non sono giovane, ho cominciato ad avere memoria storica di questa roba. Perché ho visto la cura di Bella, ho visto Stamina, ho visto tanta altra roba. È proprio il meccanismo con cui saltano fuori questa roba che è sbagliato. Perché se questa roba fosse rivoluzionaria, ci avrebbero già messo le mani sopra. Avrebbero già studiata e probabilmente sarebbe già in fase di approvazione. Come è successo con i vaccini. Perché il vaccino MRA di Pfizer, di Moderna, eh, eh, i vaccini a virus saturato di AstraZeneca e eh, diciamo, tutti i vari vaccini contro il coronavirus che abbiamo adesso, funzionavano e sono entrati nel mercato il prima possibile, a tempo di record, proprio perché era roba che funzionava. Quindi ecco, questo, questo è il messaggio. Quando a, ai consumatori dovrebbe subito scattare l'allarme quando sentono, quando vedono questa dinamica, immediatamente, perché è infatti puntualmente questa roba si è rivelata sbagliata. Adesso vediamo un po' i commenti e poi dice, direi che la chiudiamo. Non basterebbe andare ad elencare da quali paper sono presi questi dati aggregati e magari uno che fa peer review non fa passare la meta-analisi perché non so se... State... Ah, ottima domanda, Gabriele, sì. Um, mettiamola anche in sovrappressione. Sì, um, in realtà è quello che è successo, cioè è quello che è stato fatto con questo editoriale esattamente. Cioè è stato nell'editoriale, se trovai a leggere, c'è scritto proprio questo. Abbiamo contattato gli autori, bla bla bla... Ehm, il problema però è che la meta-analisi è un articolo anche molto difficile da analizzare eh? cioè, attenzione, il processo di peer review per la meta-analisi è molto complicato, io ho fatto il peer reviewer per alcuni articoli, non mi è mai capitato di fare una un peer reviewer per una meta-analisi se mi capitasse, diciamo innanzitutto avrei bisogno di tempo ma mi metterei un po' le mani nei capelli perché è molto complesso andare a scovare i problemi delle meta-analisi perché se vedi una meta-analisi scritta in linguaggio estremamente tecnico, con delle analisi statistiche molto dettagliate ci sono alcuni aspetti delle analisi statistiche e delle meta-analisi che io non sarei in grado di fare, pur avendo lavorato in collaborazione con gente che ha fatto delle meta-analisi, e io sto facendo, in questo momento sto lavorando a una systematic review. Ma ti dico che è molto complicato. Quindi in realtà non è sempre semplice intercettare l'errore, ecco. E poi, ovviamente, purtroppo questo va detto: c'è un minimo livello di. cioè nel senso. Um, c'è un minimo livello anche di faceloneria in tutti gli ambienti, quindi c'è gente che sostanzialmente approva gli studi anche male perché fa sapere per quale motivo. Cioè, ehm, purtroppo, ovviamente, in tutti gli ambienti lavorativi c'è una discontinuità di offerte e di professionalità, no? Molecola intesa come parte del tutto che potrebbe venire fuori dopo decenti? No, nel senso la molecola è il farmaco, no? C'è cioè, il principio attivo del farmaco, è la molecola. I preprint stanno diventando um, sempre più frequenti per il COVID. A cosa servono in generale? Servono solo per rilanciare più in fretta dati? Per esempio, per il COVID. Um, eh, sui preprint ci potremmo fare un'altra live. Allora, è un altro problema. Sì, è successo per il COVID perché, perché soprattutto dal punto di vista della gestione in emergenza, eh, C'era la fretta nella comunità scientifica di cercare di capire il più possibile e il più rapidamente possibile come trattare i malati particolarmente gravi. E quindi questi preprint sono stati, ehm, diciamo, pubblicati molto rapidamente. Detto ciò, un preprint poi viene rivisto. Quindi in realtà, secondo me, il danno l'hanno fatto fino a un certo punto. Ecco, Allora, RISA l'A-B Testing, giusto? È un metodo algoritmo usato per migliorare, per esempio, come le persone apprezzano un sito web design e uno score. Grazie per l'informazione. Allora fammelo un attimo vedere. A-B-Testing. Uh, Ti confesso la mia ignoranza su questo particolare test. L'avevo la sentito nominare, ma Abitesting. Non so, sai se è applicabile nella pratica clinica, um, Risa. Allora fammi un attimo vedere. Eh. Scusa, mi sto googlando proprio come... Un pescano. Io, ragazzi, quando non sono proprio um, quando non so qualcosa, non ho nessuna. Non ho, non ho, non ho alcun problema a vederlo. Susperiamo essere metodologici. Perto sentire, ah, ok, guarda, probabilmente ah, no, ho capito di che sa? Ah, sì, 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 certo, certo, certo. Ok, no, ma ci sa, ho capito, non lo conoscevo sotto questa denominazione. Vedo che il key square test, student test, eh, rientrano in questa ca categoria. Scusami. Guarda, allora, ehm, ho fatto soltanto una, una rapida overview, adesso ripeto, non voglio far perdere tempo um, a, a chi mi sta seguendo. Uh, te lo scrivo nei commenti, nei giorni prossimi gli do un'occhiata e te lo scrivo nei commenti se è quello che penso di aver capito è eh, credo che si usi già nella pratica clinica in realtà alcuni di, queste, di questi testi sì, alcuni di questi test sono, sono pratica comune cioè il fisher exact test il t Student, il C-Square test se ho capito se sono questi, eh, ripeto potrei dire una corbelleria assurda qua non mi linciate, eh. però se sono questi questi sono usati normalmente, cioè li ho usati anch'io ehm e sono, sono test normalmente usati nei, nei trial clinici randomizzati e negli studi clinici e anche in realtà anche nelle serie negli studi, eh, eh, nelle serie cliniche in realtà spesso ok, um, abbiamo sforato l'ora quindi direi che stiamo messi bene, ripeto Risa su quest'ultima domanda poi do un'occhiata e scrivo nei commenti perché non conoscevo questa denominazione in particolare, scusami l'ignoranza quindi darò un'occhiata Ehm quindi diciamo per riassumere tutto quanto, um, questa, rimando a chi è più esperto di me le considerazioni poi più specifiche sia sull'Ivermectin che sul coronavirus, però questa roba che vi ho spiegata um, eh, è, è sostanzialmente la base che dovrebbe conoscere qualsiasi clinico che parla sostanzi sostanzialmente appunto di studi, di farmacologia e di... Um, diciamo che si approccia ad un nuovo trattamento. Poi non è, necessariamente, non è necessario es essere un virologo o essere un esperto di coronavirus nella fattispecie, però ecco, quando si, ehm, si approccia a questo argomento e, si, e saltano fuori a livello mediatico queste, queste cure miracolose, bisogna stare estremamente attenti a, ehm, a questi messaggi, perché ripeto, se questa roba non è approvata dalle autorità competenti, è molto probabile che ci sia la bufala dietro. E a questo punto direi che ringrazio tutti per, uh, per l'attenzione e per avermi sopportato per oltre un'ora. Scrivetemi nei commenti se ci sono um, domande, problemi, anche critiche. E se questo format vi è piaciuto, poi lo ripetiamo. Ripeto, ho uh, un altro paio di argomenti di cui vorrei parlare, su cui ho un po' di esperienza, e, e poi vorrei anche invitare qualche esperto a parlare di altri argomenti su altre bufale. Ripeto, il prossimo, um, sarà probabilmente su questa cosa, perché mi è capitato tramite un'amica, su questa cosa dell'acidificazione della del sangue eh, tramite succo di limone. Quindi vorrei spiegare un po' come funziona l'equilibrio acido base e, e perché non è possibile alcanizzare o acidificare il sangue. Um, quando un altro like o favoretto? Molto presto in realtà, gli devo scrivere ieri figurati, o questa settimana o la prossima vediamo, dipende dalla sua disponibilità perché è molto occupato anche lui e, che vi volevo dire, questa settimana allora forse, William, forse riusciamo a, a fare un like o favoretto lo devo contattare se non ci riusciamo la prossima settimana ci sono già due bellissime live di fisica in programma e, e poi a brevissimo um, ci saranno un paio di sorprese nel senso che eh, ritorneranno a essere ospiti un paio di neuroscienziati di fama internazionale, anche se italiani, e che altro? Che altro? Che altro? Ah sì, ovviamente eh, oggi grande notizia che Giorgio Parisi ha vinto il Nobel, quindi cercheremo di organizzare una live su quel tema prima possibile, ne stiamo parlando in redazione. E come sempre, grazie, seguiteci, fateci pubblicità se vi è piaciuto il contenuto, eh, scriveteci commenti, scrivete, scriveteci comm eh, suggerimenti di qualsiasi tipo. E... Alla prossima. Buona serata a tutti.